Quando Francesco me lo ha chiesto, scrive Antonella Leardi nella presentazione, ho subito pensato che lui mi avesse investito di una responsabilità troppo grande. Ho letto poi la dedica che l'autore ha rivolto alla memoria di mio figlio Ciro, mi sono commossa, ho pianto. Ma mi sono anche ricordata che io non devo mai smettere di dare la mia testimonianza a chiunque e dovunque. Antonella Leardi continua a dire: è una testimonianza la mia di ciò che ho vissuto, della violenza che insieme alla mia famiglia ho patito. Prima di essere tifosa sono donna e madre. La madre di Ciro Esposito, che ha drammaticamente e ingiustamente perso la vita per mano criminale prima di una partita di calcio. In questi anni ho cercato di non gridare mai vendetta. Ho pensato che a tanto odio la migliore risposta fosse l'amore, la compostezza, la dignità. Mentre dentro di me piangevo mio figlio, mi sono dovuto preoccupare di quei tifosi che in nome di Ciro avrebbero potuto scatenare qualche reazione violenta, svuotando così di significato la memoria di mio figlio. Con grande sollievo, insieme alla mia famiglia, possiamo con orgoglio affermare che la missione è compiuta. Ultime parole della signora Leardi sulla presentazione, nella presentazione. Ogni volta che mettiamo, perché il processo è ancora in corso, ogni volta che mettiamo piede in quel tribunale, scrive la signora Leardi, si riapre una ferita che fatica a sanarsi. Abbiamo dato molto ai tifosi, alle istituzioni e alla società, portando dovunque ci chiamino un messaggio di non violenza e di pace. Lo faccio perché ci credo, come mamma, come italiana, come napoletana, come cristiana. L'intento di Antonella Leardi, come quello di Micro, come è stato detto prima, è di contribuire a estirpare la violenza in tutte le relazioni umane e le manifestazioni sociali, ivi comprese quelle sportive, come diceva Franco, e ciò che si prefigge anche l'associazione delle vittime della violenza sportiva che si chiama Ciro Vive, che non vuole vendetta o violenza, ma amore, solidarietà e giustizia. Signora Leardi, io le passo la parola. La grazie. Buonasera a tutti, voglio ringraziare, per me è un po' difficile perché qua si parla di omicidi dell'Ottocento, purtroppo anche mio figlio ha subito un omicidio, quindi mi sento leggermente scossa, infatti ho letto qualche capitolo, non sono riuscita a leggerlo tutto perché per me è ancora forte questa cosa. Voglio ringraziare il signor Francesco Nigro, perché è stata una persona che ho scoperto stasera, l'ho conosciuta da vicino, però quando lui mi ha telefonata ho scoperto in lui una persona meticolosa, una persona molto dolce, una persona profonda. E quando mi disse che avrebbe voluto la presentazione di questo libro, veramente non sapevo cosa poter scrivere in questo libro. Poi ho letto qualche capitolo e ho detto: cosa posso scrivere? Una testimonianza che io porto spesso, questa è una sorta di testimonianza che io porto ormai da 3 anni e mezzo. Io non sono una donna laureata o un semplice diploma di estetista, sono stata sempre una mamma a tempo pieno, una mamma e una donna che ha lavorato per i propri figli, per la propria famiglia, non per costruirci palazzi o ricchezze, ma per poter crescere su quei 3 figli strettamente voluti, voluti con amore, con gioventù, perché mi sono ritrovata mamma a 19 anni, l'ultimo figlio l'ho fatto a 27 anni, a
Ciro l'ho fatto a 22 anni, quindi ero una ragazza, una ragazzina, però mi sentivo donna, donna realizzata nell'essere madre, madre. Quindi immaginatevi come mi sono sentita quando quella sera del 3 maggio ho saputo che Ciro era stato ferito a una mano. Non sapevo che Ciro era il ragazzo ferito a morte. E per me, quando l'ho scoperto quando ero quasi a Roma, io nel mio cuore stavo pregando per la persona che era ferita grave. E io pensavo che fosse proprio un ragazzo che Ciro andava insieme in trasferta quel giorno e aveva due figli. Io nel mio cuore dicevo, Signore, fa che non sia quel ragazzo che ha i figli. È un papà, come si fa se succede qualcosa? Quando scoprì che era mio figlio, dissi, ma tu guarda, io stavo pregando per il ragazzo ferito grave. Ed era proprio lui, era Ciro. Quindi la mia vita, in quel momento, ho sentito crollarmi tutto addosso. Quei tre figli che io ero mamma orgogliosa, i miei ragazzi sono cresciuti in un contesto un po' particolare, ma io credo che ogni zona è così. Ma anche una zona molto, come dire, una zona, Scampia è sempre molto, sta sempre nel mirino, una zona che viene, non trovo, è un confine, sì, di malavita, di gomorra, di arroganza. Infatti, nelle prime ore dell'alba, quando io non sapevo se Ciro ce l'avrebbe fatta o no, abbiamo sentito le prime notizie, le notizie false, quelle che vogliono far credere, che forse qualcuno ancora oggi crede, perché magari non ha sentito il telegiornale di quei giorni e poi non sa più niente di Ciro, che mio figlio era stato sparato a Roma, in un parcheggio, non vicino allo stadio. Lui era distante circa 3-4 chilometri. In un agguato malavitoso, perché Ciro aveva, poi dopo di questo dissero che Ciro aveva tentato di fare una rapina, e poi dissero che Ciro avrebbe, immaginate una mamma, un papà, che ora non c'è, sta a raccogliere firme per un processo oscurato, un processo malato, un processo coperto, perché chi ha ucciso mio figlio è un fascista, e stanno coprendo quest'uomo e qualcuno che stava con lui. L'abbiamo sempre saputo dai primi giorni. Quindi immaginatevi i genitori di un ragazzo che sta in fin di vita, due genitori giovani che hanno messo le loro energie per crescere questi tre figli, e fare di questi tre figli ragazzi per bene, ragazzi che hanno studiato, lavoratori, sentirsi dire che un figlio era un delinquente, che era stato sparato in un agguato di camorra. Immaginatevi che cosa abbiamo provato noi. Io, donna riservata, donna timida, mi sono trovata al centro di una folla mediatica, e solo perché dissi alle prime ore del mattino che io nel mio cuore non provavo odio per colui che aveva sparato mio figlio, l'avevo già perdonato, perché una persona che non riesce a provare odio, non grida vendetta nel momento in cui il figlio sta perdendo la vita. Grazie a Dio per questo, però, perché non ho fatto nulla per pensare quello che ho detto. Ecco quello che è successo poi, che sono diventato un personaggio pubblico, solo per aver detto di aver perdonato l'assassino. In quel momento non era ancora morto Ciro, era vivo, è durato 53 giorni. Il mondo intero si è commosso davanti alle parole di una donna che nel suo cuore ha Cristo Gesù come suo Salvatore, e quindi come donna perdonata dal peccato ha perdonato. Sono diventata famosa per questo, ma io non ho fatto nulla, ho semplicemente messo in atto ciò che ogni cristiano, ogni essere umano dovrebbe fare, e quindi combattere l'odio con l'amore, perché Ciro è stata vittima dell'odio. Quindi come potrei io incrementare oppure istigare all'odio?
quando un ragazzo per bene, un ragazzo pieno di vita, un ragazzo che amava la sua squadra, un ragazzo che lavorava per potersi concedere le trasferte, un ragazzo che ci faceva preparare i casatielli e frittate di maccheroni per poterle portare e mangiarli con i suoi amici. Come potrei io, mamma ferita, mamma violentata, mamma abusata di un figlio, mamma che gli hanno tolto la vita di un figlio, come potrei io oggi istigare alla violenza? Quindi ho fatto una scelta, questa scelta si chiama Ciro vive. Ma non perché Ciro vive e sta qua la sua anima, Ciro sta nelle mani di Dio e sta in un posto molto più sicuro di questa, di questo mondo. Ma come mamma di una donna, cioè come mamma di un ragazzo che è stato ucciso ingiustamente, quindi farlo vivere nel cuore dei giovani, parlando a loro, non risparmiando la mia vita, mettendo a nudo la mia vita, la mia famiglia, la vita di Ciro, affinché questa vita spezzata non sia stato un sacrificio vano, ma possa servire ad altri giovani che come Ciro amano il calcio, che come... Io dico, ogni forma di violenza per me viene abolita, quindi posso parlare del bullismo, posso... In qualsiasi forma di violenza io ci sono, per dire ai ragazzi, ai giovani, agli anziani, ai meno giovani, ai malati, ai sani, che l'odio si combatte con l'amore, che la vita è un dono di Dio ed è un dono prezioso che va rispettato e va apprezzato. Quindi noi dobbiamo dare inno a questa vita che possiamo vivere oggi, anche la mia, che è una vita purtroppo divisa a metà, perché per la metà è morta con mio figlio, l'altra metà vive affinché questo sacrificio non sia vano. Vive anche perché ho altri due figli, perché ho una nipotina e perché Dio mi dà oggi ancora grazia di vivere. Quindi la vivo con rispetto per la vita, inneggiando la vita. E quindi, perciò io ho accettato volentieri poi di dare questa testimonianza in questo libro. E sono stata orgogliosa di aver scoperto che la persona meticolosa, così pacata, così puntigliosa, che mi ha fatto arrivare qui senza usare il navigatore, perché me l'ha spiegato, per me è stato semplice, io guido la macchina, conosco un po' questa zona, una persona che, ecco, mette un faro sulla luce dei giovani, che invece di stare con la testa negli iPad o negli iPhone o nei telefonini o quel che sia, si guardassero un po' in giro, magari conoscendo un po' di storia, può servire a qualcosa, a migliorare questa società malata, questa società che ormai purtroppo, ecco, molte volte si chiude dietro uno schermo di un computer e giudica e parla e uccide con la bocca, con l'ignoranza, con la loro solitudine. Perché è vero che ci siamo un po' stancati tutti stasera, no? Magari stare qui, ascoltare, però io sono contenta perché ho imparato tante cose. Poi tante cose che ha detto